La giornata di oggi è voluto essere un momento di riflessione per poter dare degli spunti di riflessione sull'importanza della dieta mediterranea e di come sia composta, quindi dell'importanza di avere di introdurre un giusto quantitativo di carboidrati preferibilmente integrati, legumi, grandi quantità di verdura e di frutta con minori quantità di prodotti di origine animale. Sicuramente il tutto però inquadrato in un complessivo stile di vita che comprende anche l'attività fisica quotidiana, e abbiamo parlato anche dell'importanza della convivialità, quindi di condividere il pasto con la famiglia, con gli amici, l'importanza del riposo e di fare una vita sana e all'aperto. Che avere una dieta ricca di legumi, cereali, con meno carne, sicuramente ha anche meno impatto su quello che sono le risorse naturali. Durante questa giornata ho cercato di dare qualche spunto pratico proprio su quello che poteva essere il pasto, quindi del pranzo e della cena, cercando di inserire degli alimenti più semplici possibili, con quindi l'utilizzo di preparazioni casalinghe, evitando alimenti troppo elaborati con aggiunta di comunque conservanti, additivi, quindi il ritorno un po' all'alimentazione diciamo dei nostri nonni di qualche anno fa, in modo tale da riscoprire proprio il valore del cibo e andando a assumere il più possibile degli alimenti di origine vegetale, quindi appunto trovare il tempo anche per dedicarsi alla cucina, nella cottura dei legumi, delle verdure, quindi da avere ad ogni pasto, e condite con olio extravergine di oliva, così fondamentale anche all'interno del nostro territorio, e quindi tutto questo per prevenire comunque tutta una serie di malattie, comprese le patologie reumatologiche.